Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Oggi siamo qui per fare la challenge dei Gustavox con i prodottini di aprile. Se vi siete persi l'unboxing, io vi consiglio di andare a vedere. Comunque, io ho fatto colazione molto molto tardi, mi sono dimenticata anche di fare lo screening, comunque sono le 9:30. Proprio appositamente ho detto Giulia resisti, un altro po' mi sono svegliata alle 8, ho detto Giulia resisti almeno un'ora, un'ora e mezza, perché comunque non ci sarà tanto tanto cibo, però comunque rispetto a quella di marzo si poteva realizzare tranquillamente una 24 ore. Ho provato un nuovo latte dell'Amo Essere senza lattosio, se non mi sbaglio. Comunque vi lascio la foto della confezione. È buonissimo, super leggero, mi piace veramente tanto. L'ho trovato da Eurospin. Allora, bonus de asso. Ritter Sport, gusto white, gusto cioccolato bianco. Con il ripieno mango e frutto della passione. Secondo me è una boom boom. No, vabbè, un odore di cioccolato bianco e mango esagerato. Il cioccolato bianco si sente tanto, ma forse quello che si sente di più al sapore è il frutto della passione. È buonissimo. È buona perché è bella fresca. Oh, super approvata. Mi piace tantissimo perché si sente pure il dolce del cioccolato bianco, ma un po' quell'asprino del frutto della passione. Una colazione molto breve ma molto buona. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Comunque super approvata. Mamma mia, che profumino! Ovviamente io assaggio prima. Penne con prosciutto cotto e panna. Sì, lo so, questo è il mio bonus, perché la pasta in bianco anche no. Mamma mia, che buono! Avevo proprio bisogno di carboidrati. Allora, avete visto? Sto anche abbinata con la tovaglia, tutto rosa. Pennette rigate 100% grano italiano, pastificio di Martino in collaborazione con Barbie. È buonissima la pasta di Martino. Ho avuto modo di provarla con la Degustabox perché spesso esce. Sicuramente perché è una bella qualità di pasta, non è tipo quella pasta che si fa subito molla molla, cioè tiene bene la cottura. Però sono sincera, io non sono un amante delle pennette. Ci voleva. Adoro, adoro, adoro. Ovviamente poi anche questa sera avrò due tre bonus, già ve lo dico, quindi qualche lieve alimento che non c'entra nulla con la Degustabox. E quindi nulla, ci vediamo direttamente o dopo che facciamo un piccolo spuntino prima o poi della merenda, vediamo un po'. Comunque ci vediamo dopo con il prossimo pasto. Comunque pasta super promossa, ma non avevo dubbi. Da quando ho ricevuto la box non vedevo l'ora di provarla, infatti piccolo spuntino. Allora, marchio Sperlari Galatine, cioè io le ho sempre amate, morbidose al latte con cuore alla fragola, mele e lamponi, quindi ci sono tre coniglietti diversi proprio a tema Pasqua, senza gelatina animale. No, vabbè, che odore! Sono come sulla confezione. Allora, assaggiamo prima fragola. Si vede che è senza gelatina animale. Sono completamente diverse, però
sono molto buone. Il latte si sente, neanche quando mangiate il cuoricino si sente che è fragola. Vediamo mela. Latte si sente, limone. Ma no, che buoni. Questo hanno sbagliato. No, vabbè, ve lo devo far vedere. Vabbè, ce la mangiamo ugualmente. Ultimo, fragola e mi fermo. Sono buonissime. La vita mia. Noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Eccoci qua con la merenda marchio Snacks, gusto mediterraneo, quindi origano e pomodoro, e poi estate zero pesca. Io non sono team nessuno, sono team il più buono quello vince. Vabbè, adesso con degusta box iniziamo con tutti questi tete zero. Adoro. Mamma mia. Ho troppi ricordi, sembra quella delle macchinette della scuola. Sono tutti rotti. Buonissimi, assaggia. Origano. Mi ricorda quelle treccine che compravo su S Food. Bravo. Non mi ricordo come si chiamavano, però. Le trecciole, no, le Marchio la Nutrition. La busina di 80 grammi è un prodotto vegan certificato. Gli ingredienti naturali sono cotti al forno. Buonissimi. Oh, Vabbè. formiche. Iniziamo. Missione formiche, sotto il tuo tavolino composto. Mentre mia sorella va a prendere l'aspirapolvere, perché le formiche si stanno trascinando la scatola degusta box. Comunque questo estate pesca è buonissimo. Questi bocaditos sono meravigliosi. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Non vedo l'ora perché il marchio io lo amo. Quindi a stasera. Vi mostro proprio la realtà delle cose, sto tutta schizzata perché veramente, a parte che è congelata, corri di qua, fai di qui, fai di là. Comunque assaggiamo prima con che genere di ghiaccio. E sembra buono, no? Parfum morbido. Questo marchio è super super valido. Allora, a casa della Piada sarebbero praticamente delle piadine sottilissime, infatti sono molto sottili e molto morbide, ma anche molto piccole. Poi dopo birra. Per questa occasione ci vuole veramente quella là proprio che fa 50.000 gradi. Cosa ci ho messo? Allora, questa qui che mi sto mangiando, hamburger di scottona, insalata e maionese. Invece l'altra l'ho fatto uguale, solo che invece della maionese ci ho aggiunto la sottiletta. Comunque queste piadine sono veramente molto molto buone. All'interno ce ne escono 7. Spero di trovarle perché sono veramente molto buone e molto leggere. Buonissime. Scusate il mio sclero inizio video, ma tutto il giorno corro avanti e indietro incassando 50.000 cose. E quando la sera poi devo registrare, ci sono tante impreviste, tante cose, fare una cena molto velocemente. Mi mangio sempre il cibo freddo, quindi mi incavolo. Poi quando le cose non vanno come dico io, mi incavolo ancora di più. Questo è l'unico proprio che, perché me l'ha chiuso mia sorella, proprio come un burrito.
Infatti questo è sistemato. L'hamburger di quello di scottone l'ho tolto a metà cottura perché altrimenti si seccava troppo. Questo fatto più condito con delle salsine, con tipo pure patatine, kebab. Questo secondo me è la fine del mondo, pure col pulled porco. No vabbè, ma quanto è bella. Fredda al punto giusto. No, ma poi la schiumetta che rimane sopra, no vabbè, no. È molto rinfrescante. Veramente buona. Io poi adoro la birra, ma questa è veramente buonissima. Adesso occorre editare il video, già avevo iniziato, ma secondo me non sarà neanche tanto lungo, secondo me non superiamo i 20 minuti. Comunque adesso aggiungo pure questa clip e inizio ad editare, così che voi domani 21, perché domani è 21 aprile, possiate anche già vederlo. E quindi nulla, ci vediamo domani mattina con l'ultimo pasto, con la colazione. No vabbè, voi non avete idea di quello che mi è successo, già mi sono svegliata presto. Ho registrato la clip, quando mi sono alzata ho visto che la videocamera si era bloccata, però ho detto vabbè, avrei registrato anche perché non ho parlato molto, sono andata di là che sono andata per editare, non c'era il file. No vabbè, sono quella pazza. Mi vedete anche struccata proprio perché ho detto stamattina, poi dopo mi trucco, cioè avevo raccontato tutto, ho detto praticamente vi vedete così come ho fatto a smino, perché dopo mentre edito, che lascio un attimo le clip a caricare, io nel mentre mi trucco, edito un po', faccio un po' così, ha già parlato a vuoto. Ma quello è sempre così, quando vai di fretta, tante cose devi fare, dice il proverbio, sit e start, hai fatica ancora, che te ne capi, mi abbandona. Vabbè, comunque, la mia recensione non lo provo perché mi ha già mangiato una metà, quindi, scusate ma non dipende da me, caramello salato, sinceramente non mi ha fatto impazzire perché all'interno, da come avete visto il video, che poi ovviamente vi metto mo', c'è sta proprio, che poi alla fine mangiando non è una striscia proprio di caramello salato duro, no, ci sono proprio i pezzi all'interno, però questi pezzi sono un po' duretti, infatti mi so per rompere un dente, l'ho dovuto proprio sciogliere per poi romperlo perché è veramente molto dura. Sinceramente preferisco l'altro gusto che abbiamo provato ieri, per me ieri, ma voi adesso nel video, a colazione quello lì mango, cioccolato bianco, mango e frutto della passione, molto molto più morbido e molto più fresco. Questo qua l'ho trovato molto pure stucchevole, quindi sinceramente non mi ha fatto impazzire, ma secondo me anche l'altro gusto, perché ci sono tre novità, quindi c'è anche quella a frago, secondo me quella era veramente la fine del mondo, però sapete che se ci sono tre prodottini, The Gustabox o ve ne invia uno o ve ne invia solo due, a loro scelta ovviamente. Quindi mi scuso se non c'è la clip mentre mangio, ma ovviamente ogni volta che devo fare qualcosa c'è sempre qualche intuppo. Questa cosa non è mai successa, meno male che è successa mo per questo prodotto e non tipo, cioè se pensate tipo io registro un mukbang e non si registra, cioè mi sparo. E comunque niente raga, io corro subito ad editare, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!